prendere questi bicchierini qua. Perfetti, vero? Invece tenerlo bene bene in mano. È da bere l'acquetta per l'acqua, esatto. Vedete qua, acqua e bicchierino. Guarda la tigre! Buongiorno amici e bentornati sul mio canale. O benvenuti se è la vostra prima volta qui. Io sono Ananda e tu sei... E tu sei Teo! Amici, allora, oggi è sabato. Io, Teo e il papà Pietro, alias cameraman in questo momento. Ciao! Oggi andiamo a fare un po' di shopping all'IKEA. Lo so, amore. Sì, un po' di shopping. No, lo shopping, ti prego. Come sapete amici, noi cerchiamo di avere a casa un approccio Montessori e piano piano ogni stanza della casa sto cercando di renderla sempre più accessibile e funzionale anche per Teo. Però ci mancano delle cose e che vorrei andare a comprare all'IKEA. Cosa c'è, amore? Cosa c'è? Vuoi uscire fuori? Teo adesso ha la mania che vuole sempre uscire fuori. Però fa freddo, amore, fuori. Vuoi vedere? Guarda. Piove. Guarda che freddo. Oggi piove anche. Guarda, ma fa freddissimo. Andiamo fuori. Andiamo fuori. Lo senti che fa freddo? Piove. Facciamogli vedere che piove. Guarda Teo, piove. Piove. Senti. Piove, 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 piove. Entriamo, ci stiamo bagnando tutti, Teo. Comunque voglio farvi un bel tour della casa e farvi vedere tutte le cose che abbiamo applicato, che seguono un po' i principi Montessori. Però siccome mi mancano delle cose, ho deciso che oggi andiamo insieme a fare un po' di shopping e vi faccio vedere cosa si può trovare all'IKEA di utile per i bimbi, per applicare un po' il metodo Montessori anche a casa vostra. Allora amici, stiamo andando all'IKEA. Teo si è addormentato in macchina bellamente. E allora vi racconto bella un po' vita, no? Sì, bella vita Teo, sempre. Vi racconto un po' cosa sto cercando all'IKEA. Allora, al momento io vorrei rendere la cucinetta di Teo, che abbiamo una cucinetta per Teo, renderla un po' più funzionale, perché ho letto che aiuta tantissimo il fatto che loro abbiano una cucinetta con non sia solo un giocattolo, ma che sia proprio anche pratica, no? Con i piattini, i suoi bicchieri lì, eccetera. Siccome al momento tipo le posate per te ormai non vanno più bene, sono i posate, quelle che avevamo di plastica quando era faceva l'autosvezzamento, insomma, adesso vorrei prendergli delle posate un po' più da bimbo e anche dei piattini, dei bicchierini realistici, veri, cioè tipo in ceramica, in vetro, non i piattini di plastica, le cose di plastica, così impara. Quelli da 80 euro l'uno. No, ma l'IKEA costa tutto pochissimo, amore. Così impara a gestirli, no? Perché, come dice Maria Montessori, i bambini sanno autocorreggersi. Quindi se usano tante volte il bicchiere di vetro e lo fanno cadere, magari lo fanno cadere per diverse volte, però poi con il tempo imparano a non farlo cadere perché capiscono che, che si rompe. No, questo devo dire, secondo me, quando te è un pochettino più grande. No, no. Perché adesso un anno e mezzo lui butta le cose, cioè se poi si rompono, no. Non è che non lo rifarà. Invece sì. Lo rifà. No. No, del tutto. Secondo me devono avere almeno Amore, non è vero. Almeno 2 anni. Non è vero. Mamma mia, quando mi metti in dubbio le mie robe... Guarda, che non metti in dubbio me, metti in dubbio Maria Montessori. Vediamo Teo come è messo. Siamo all'IKEA. Cosa vuoi prendere, amore? Allora, prima cosa volevo prendere le posate. Guarda Teo. Ma queste sono posate per bimbi grandi, Perché noi avevamo delle posate di plastica piccoline, ma lui vuole sempre rubare le nostre posate ormai. E quindi gliene prendiamo un po' per Teo. Ti piacciono, Teo? 2 pacchettini, guarda Teo. Va bene? Le appoggiamo qui, guarda. Allora, prendiamo anche queste qua, perché rispetto a queste sono un attimino più corte. E non so se magari non riesce ancora a usare queste, almeno abbiamo
queste opzioni qua che sono più piccoline. Teo giustamente vuole uscire, vuole giocare, perché qua c'è praticamente un parco giochi per bambini. Oh amore, divertiti un po'. Ma che bello. Certo, siediti amore. Ecco che ci sei salito da solo, in piedi. Ecco. Hola. Guarda la tigre. In generale comunque all'IKEA si trovano tanti tanti prodotti in legno che costano poco, che sono super adatti come giochi Montessori, anche questo con il martellino, questi da incastrare, piuttosto che anche il lettino per le bambole, insomma sono tutte cose super ottime. Queste sono famose, insomma le conoscerete già, le abbiamo anche noi a IKEA a casa, e sono le librerie frontali. Anche questa è molto carina da tenere a terra con altri libricini, sempre per metterli così, seguendo un po' lo stile Montessori. Sei indeciso, amore. Volevo prendere questi bicchierini qua, che in verità sono i bicchieri tipo da liquore. Prova a tenere in mano, Teo. In mano, prendilo bene in mano, ecco, perfetti, vero? Riesci a tenerlo bene bene in mano quello lì, ecco, è da bere l'acquetta quello lì, è la mamma, è per l'acqua, esatto. Allora, quindi ne prendiamo questi, si trovano qua proprio dove ci sono i bicchieri normali da adulti, ci sono questi qua da liquore e sono questi piccolini. Poi all'IKEA hanno anche questi vassoietti qua, e sono ottimi per le attività montessoriane perché hanno anche i manici e, per appoggiare sopra le attività, i piattini eccetera, perché con questa presa qua riescono più facilmente anche a portarli in giro. Bene, abbiamo preso un po' di cose, volevo prenderne ancora ma vabbè, siamo un po' di fretta. Abbiamo preso le cose per la cucinetta, vero Teo? Così possiamo trasformare la tua cucinetta in una super cucinetta! Comunque alla fine basta andare anche nel reparto, quello per adulti, e prendere le cose piccole. Allora, siamo qualche giorno dopo che io e Pietro siamo andati all'IKEA e nel frattempo mi è venuto il raffreddore del secolo veramente, e mi sembra di essere raffreddata sempre perennemente, la vita da mamma a me distrugge. Però volevo aggiornarvi sulle cose che abbiamo preso, farvi vedere un po' cosa vogliamo cambiare qua in casa per Teo, e sto aspettando che mi arrivi anche un pacco da Amazon oggi pomeriggio, che lo apriamo poi insieme. Quindi ho messo qua la sua cucinetta, che è super carina, l'ho presa su Amazon questa. Lui nella cucinetta ci gioca abbastanza, invece non so come mai, ma con i giochi che ci sono qua e in quelle due mensoline lì, che sono dei giochi aperti. Per esempio qua abbiamo le macchinine, qua abbiamo questi animaletti, qua abbiamo i blocchi e qua una scatolina dei tesori, una, dove insomma tante cose un po' diverse. Fatto sta che quell'angolino lì non è troppo sfruttato, lui non ci gioca troppo tanto. Secondo me quando si tratta dei nostri figli una cosa che fa tantissimo la differenza è proprio l'osservazione, cioè osservare a cosa sono interessati. E Teo è in una fase adesso che quindi si siamo in cucina, no? Lui vuole proprio stare in cucina, cioè molto molto partecipe, e quindi a volte quando siamo in salotto di giocare con le macchinine non gli interessa molto, ci gioca solo se sono io a proporre quell'attività, quindi se io prendo le macchinine e gliele do, lui magari inizia a giocarci, se io prendo gli animaletti e glieli do, lui inizia a giocarci, tranne appunto la cucinetta. Ma ho pensato appunto di fare qualcosa per renderla una cucina più funzionale. Sì, ho capito, ma poi a un anno e mezzo cosa vuoi che faccia? È vero. Le aspettative vanno tenute basse, non c'è da pensare che uno introduce una cosa e poi subito loro sono pronti a farla,
No, ma proprio per questo vanno introdotte anche presto, perché ci mettono del tempo a familiarizzare con quell'attività nuova, a padroneggiarla, provarla, insomma tante cose. Allora, vi racconto un po' quali sono i cambiamenti che voglio fare nella cucinetta. La prima cosa è sostituire questa cosa qua, che è, insomma non funziona, ecco, è giusto un giocattolo, con uno in cui invece esce proprio l'acqua. L'ho acquistato, non ho idea se funzionerà. Invece qua nei ripiani che ci sono qua così, voglio mettergli delle cose che lui possa proprio usare per mangiare i suoi piattini. Ho visto, ho già aperto le cose. Comunque qua abbiamo il piattino che ho preso per Teo e che la mia idea è di metterlo qua così, di modo che lui possa proprio prenderlo insieme alle posate. Poi ho comprato il vassoietto, forse potrebbe diventare proprio il posto dove mangia le merendine, quindi non un posto tanto per gioco, ma visto che la cucina sarà funzionale, un posto dove qua magari può prendere le sue cose, metterle qua per mangiare. Oddio, carino! Sì. Insomma, amici, se mi seguite da un po', avete capito che dalla nascita di Teo, insomma, mi sono informata tantissimo e mi sono proprio appassionata dell'approccio del metodo Montessori e di quanto effettivamente mettere al centro il bambino, ed è una cosa che proprio mi ha appassionata tantissimo. Io questi giorni ho visto due film in particolare che volevo proprio consigliarvi se state cercando di capire meglio cos'è l'approccio Montessori. Il primo film si chiama Maria Montessori, una vita per bambini, una vita... se non mi ricordo benissimo il titolo, vi metto la locandina qua, ed è stupendo. È un film italiano fatto con Paola Cortellesi nel 2007, quindi anche da tantissimo tempo. Si racconta proprio la storia di Maria Montessori e di come una storia proprio affascinante di una donna incredibile che ha, insomma, creato questo metodo che ha rivoluzionato la pedagogia e l'educazione. Realmente tutto il tempo mentre guardavo il film, e ve lo consiglio tantissimo. Mentre l'altro si trova su Prime Video e si chiama Il bambino è il maestro e racconta la vita di questi bambini in una classe Montessori della materna, ed è stupendo. I bambini hanno difficoltà a concentrarsi sugli enunciati orali, ma non hanno nessuna difficoltà a concentrarsi sugli oggetti che possono manipolare. Il bambino in costruzione deve essere sempre in movimento. Azioni, sguardi, pensieri, ragionamenti, ha bisogno di agire in continuazione. Poco gli importa quel che sanno gli altri. Il bambino vuole imparare da solo, avere la sua esperienza del mondo, percepire attraverso i suoi sforzi. Con quel documentario lì è proprio modo di capire come funziona e l'impatto che ha sui bambini, ed è pazzesco. Io, niente, sono proprio affascinatissima. E quindi ho un sacco di voglia di rendere la nostra casa il più possibile in linea in quello che possiamo fare, ovviamente. L'obiettivo non è cercare la perfezione in niente, ma cercare di cambiare alcune cose in meglio. E quindi vi lascio il link a questi due film in descrizione. Se ne volete capire di più del metodo Montessori, ne vale stratanto la pena. Sì? E me lo lasci lì dentro il cancello, per piacere. Grazie mille. È arrivato qualcosa per Teo? Pacchi ritirati. Vediamo cosa sono, perché sono due. Magari è già il dispenser di acqua. Amici, la piscina. Quando è che farà caldo di nuovo per poterci andare in piscina a fare bellissimi bagni? Ancora no. Anche se oggi si sta benissimo, c'è un bel sole. Allora, vediamo cosa mi è arrivato. Eccolo! Il dispenser dell'acqua. Oddio, sono troppo curiosa di provarlo. Intanto apriamo anche questo. Apriamo, eccola qui. Questa è la brocca. Volevo una brocca in vetro, piccolina però per Teo. Allora, Teo probabilmente è ancora piccolo per riuscire a tenere in mano questa cosa, versarla e tutto. Però voglio cominciare a fargliela vedere, fargli capire come si fa, e magari invece ce la fa, perché noi spessissimo sottovalutiamo i bambini. Comunque, allora, questo è fatto così. Forse devo leggere le istruzioni. Comunque, dovrebbe essere semplicissimo, cioè
voi attaccate questo tubicino qua, da quest'altro lato lo mettete dentro un posto che abbia dell'acqua, schiacciate qua. Oddio. Non sapevo che fosse già funzionante. Allora, adesso devo studiare come organizzare questa faccenda. Però l'idea sarebbe di avere qua acqua e bicchierino, così poi che lui può servirsi da solo quando ha sete. Gentili Amanda e Pietro, siamo contenti di comunicarvi l'ammissione di Teo alla sezione primavera per l'anno 2024-2025. Amici, l'hanno preso, io sono troppo felice. Sono proprio contenta, credo tantissimo che sarà un bel percorso per Teo. E mi emoziono davvero, sono un po' esagerata, ma sono proprio emozionata. E l'idea quindi di crescere bambini, poi ragazzi che abbiano autostima, conoscono i loro interessi, sono tutte cose che secondo me sono bellissime e che auguro tantissimo a Teo. E quindi sono proprio felice, non ce ne sono tante di scuole Montessori purtroppo, quindi è una vera fortuna, almeno qua dalle nostre parti. E niente, sono proprio felice, volevo condividere con voi questo momento di super felicità.